Здравейте, вие сте с Рефлекси, предаване за изкуство и култура. Аз съм Янина Богданова и днес имаме удоволствието да ви срещнем с известния италиански виолончелист Людовико Минази, който още е изпълнител на Виола да Гамба. Людовико, здравейте! Здравейте! Дълченко е, трябва да е бил наистина много ярка фигура, защото да попадне един композитор, музикант в Академия Аркадия не е нещо случайно. В тази академия членуват най-известните умове по това време в Италия. Известни композитори като Корели, Алесандро Скарлати, неговия син Доменико, дори и младият Хендел е бил член на Академия Аркадия, както и художници, поети. Това е известно от музикалната история. Вие самият, предполагам, направихте тази селекция с творби на Дълченкое за албума, който издадохте с негови сонати за виолончело. Diciamo che ho trascritto tantissima della musica che è disponibile del Cinque dalle varie biblioteche. E ne ho scelte queste innanzitutto per mi piaceva l'idea dell'organico a tre violoncelli e tra le 18 ne ho scelte queste 6 perché mi sembravano che dessero una certa varietà nella sua tipologia di scrittura, quindi troviamo la scrittura prettamente romana e incredibilmente romana dal mio punto di vista, nel senso che esiste una musica così per violino e secondo me non esiste di tale livello per violoncello a Roma, penso che sia veramente speciale. Le sonate a due, volevo prendere due molto diverse, una molto più antica nel modo di comporre e un'altra invece in cui espone delle difficoltà tecniche molto avanzate per l'epoca, il capotasto, il bariolage, determinati colpi d'arco e salti molto complessi, quindi c'è una grande differenza. All'interno delle sonate a tre si può trovare la parte romana, la parte che tende un po' allo stile galante, volendo, uno stile forse un po' più leggero, ma anche possiamo trovare una sonata che è pienissimo stile del contrappunto della scuola romana, che è quindi molto, molto severo come scrittura, e con tutte le fughe ben organizzate, con tutte le voci ben scritte, ed è piuttosto raro, devo dire, per la musica per violoncello trovare una scrittura così accurata. Какво за вас беше най-смайващото в музиката на Дълченкое? Mi hanno attratto più aspetti, mi ha attratto la pulizia della scrittura, la chiarezza e il fatto che ci fosse una nota nostalgica di una città, di un modo di far musica che stava decisamente cambiando e in qualche maniera vediamo che Ermenegildo, appunto arcadico, era legato in qualche maniera a uno stile antico, uno stile passato, quello che fu la gloria poi della scuola romana, e lo riporta su uno strumento che certo era ben conosciuto e ben utilizzato anche prima, ma con delle possibilità tecniche forse ancora non c'erano. E quindi riporta una nota nostalgica e malinconica di una Roma che già non esisteva più, forse, già stava andando in un'altra direzione. Вие самия сте роден в Рим. Израснал сте в богатите италиански традиции, стари и нови, в изпълнителството на старинна музика. С какво ви привлече тя, старинната музика? Diciamo che Roma è una città totalmente barocca, dove ovviamente si può trovare un po' di tutto, dalle rovine romane al Rinascimento, e poi abbiamo questi grandi, possiamo dire sì, architetti, ma forse scenografi, che qua hanno costruito l'immagine, quella che poi hai sempre quando vedi una città, uno può passare a Piazza di Spagna, e quello sì, è un elemento architettonico, però in realtà è lo spazio che uno vive. Si sta all'interno di un discorso di,
di strutture, di proporzioni che riguardano un discorso di bellezza e che una città come Roma è impossibile da tenere lontano, è impossibile che sia una cosa che non ti entri, che non ti rientri dentro. Quindi da qui al discorso della musica, diciamo a Roma si dice che siamo in decadenza da 500 anni, quindi ci siamo un po' abituati a non prenderci troppo sul serio né a vedere troppo la positività. E quindi, non so, diciamo che la musica antica in particolare è legata ai miei anni di studio. Ai miei anni di studio perché suonavo con uno dei musicisti di un gruppo molto importante, fu molto importante soprattutto sin dagli anni 50, e stiamo parlando dei Musici. Musici era considerato l'orchestra da camera, l'orchestra d'arte italiana più importante, una tra le più importanti del mondo in assolutamente, in cui suonavano importantissimi solisti, grandissimi musicisti, non so, vogliamo ricordare Felix Saio, Roberto Michelucci, insomma, veramente tanti. E hanno attraversato almeno 30 anni di storia della musica italiana a un livello veramente molto alto. E all'epoca divennero molto famosi appunto risuonando tantissimo Vivaldi, ma non solo, Albinoni, Marcello, diciamo tutta quella musica che per noi adesso è normale, ma in realtà negli anni 50, 60 e 70 non era così ovvio andare a suonare la musica di Vivaldi, non era assolutamente una cosa scontata, era una cosa assai particolare in cui loro lavorarono tanto. Pensiamo che la prima esecuzione in tempi moderni delle quattro famose quattro stagioni, che poi vengono sempre estrapolate dall'opera da cui provengono, è degli anni 20 e fu considerato un poema sinfonico, quindi con assolutamente un punto di vista molto differente, perché era figlio dell'epoca. Diciamo che tra gli anni 50 e gli anni 70 l'idea di riscoprire le radici italiane in quel momento era una spinta e un gesto artistico molto importante. Благодаря, Людовико, за този разговор и наистина можем да ви завиждаме за вашите откривателства на музика, непозната, потънала в забвение толкова дълги векове. Както и за радостта да можете да оживявате тази музика и да я поднасяте на слушателите. Dire le cose fatte bene, anche se sono perse nel tempo, mantengono una loro identità se inserite in un contesto disponibile all'ascolto o disponibile alla valutazione o semplicemente aperto. Non è niente di cui per te non è molto semplice. Basta essere un po' aperti e verificare che è una cosa che adesso per noi in qualche maniera è diversa e anche un po' fa anche un po' spaventare, nel senso che noi andiamo a trovare una carta all'interno delle biblioteche che a volte sono intatte, a volte sono state bombardate, a volte è successo qualunque cosa, sono state perse, sono state allagate, insomma abbiamo in continuazione queste notizie nella storia e invece adesso ne abbiamo, quando rifacciamo qualcosa del genere lo facciamo su un supporto che è potenzialmente immortale e tutto sommato penso che quando si trova qualcosa di bello che è stato dimenticato reinserirlo in qualcosa di duraturo è un'emozione интересанте. Благодаря, Людовико. И на завършък искам да попитам, кой е следващият непознат бароков майстор, който ще откриете за нас? Кавалер на виолончелото. Не ho un po' di progetti per quanto riguarda un nome singolo. Ce ne sono, vediamo quello che succede.